Trend di pagamenti, in Italia abbiamo una, diciamo, una crescita sicuramente dei servizi, quindi l'aumento in termini percentuali dei, diciamo, più che dei prodotti, più dei servizi, stanno aumentando e crescendo circa il 59% nel corso del 2022. Quali altri trend importanti e rilevanti su questo ambito? Sicuramente il tema di sistemi, diciamo, flessibili di pagamento e anche modalità flessibili, diciamo, per pagare. Quindi da qui tutti i nuovi trend che sono legati a pagamenti semplici attraverso i wallet e dall'altra parte, diciamo, i servizi, i pagamenti rateali come appunto quelli di Buy Now Pay Later che si stanno affermando appunto negli ultimi anni. I due sono i macro stream su cui stiamo lavorando, in particolare il primo appunto è un servizio, diciamo, di efficienza, di efficientamento verso il cliente per quanto riguarda appunto la conclusione del processo di acquisto, che è il servizio appunto Click to Pay, che permette di fatto di digitalizzare la carta in maniera molto semplice per dare un'esperienza, diciamo, digitalizzare tutte le carte di tutti i circuiti e attraverso un accesso facilitato con delle credenziali il cliente appunto può concludere l'operazione un po' mutuando l'esperienza quasi Amazon. E quindi questo è uno degli elementi rispetto appunto alla digitalizzazione e alla frictionless dei pagamenti. Dall'altra parte, come vi dicevo, il trend, la richiesta del mercato rispetto ai pagamenti rateali ci permette, ci consente di attivare diversi operatori e quindi fare noi come banca una scelta, diciamo, per conto dell'esercente finale, selezionando i migliori, i più trust e più anche affidabili dal punto di vista finanziario per permettere appunto e metterli inseriti all'interno della nostra piattaforma, lasciando poi all'esercente finale diciamo, la selezione e la scelta singola, proprio per essere, diciamo, più conformi e non forzare verso una scelta, ma avere, diciamo, un'offerta olistica e completa.